Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Don Luca 95 in questo decimo episodio con la Germania del Terzo Reich su Art of Iron 4. Nello scorso episodio avevamo sconfitto l'Unione Sovietica dopo un anno di conflitto, meglio dire 13 mesi per essere più precisi. Siamo riusciti ad annettere gran parte del territorio dell'ex Unione Sovietica. Abbiamo installato un regime amico e quindi reso fantoccio il restante del territorio dell'Unione Sovietica. Adesso abbiamo l'impero russo con la svastica, come potete vedere, come la bandiera è cambiata, quindi non abbiamo più appunto la bandiera dell'Unione Sovietica, ma abbiamo adesso la bandiera dell'impero russo, regime fascista logicamente. Quindi la Russia è capitolata nel 1941, gli alleati sono capitolati nel 1939, gli Stati Uniti potrebbero capitolare prima del 1943, quindi sarà molto interessante vedere la continuazione di questa campagna. Allora, abbiamo moltissime cose da fare, nel senso che abbiamo tantissimi punti di army experience, dobbiamo cambiare un po' le produzioni, dobbiamo migliorare assolutamente i template, dobbiamo vedere quante divisioni totali abbiamo. Beh, adesso abbiamo 102 divisioni, 60 divisioni di fanteria, 12 divisioni di panzer leggeri, 11 divisioni di light SP artillery, 7 divisioni di truppe alpine, 6 divisioni di divisioni corazzate pesanti, 5 divisioni di fanteria motorizzata e una divisione di cavalleria. Tutto sommato non siamo messi così male, ci servono un po' di carri armati medi, quello sicuramente, ci servono più divisioni motorizzate, andiamo a vedere un po' la logistica, abbiamo un grande numero di veicoli motorizzati, abbiamo un alto numero anche di support equipment, quindi direi di abbassare un po' la produzione dei nostri veicoli motorizzati. Possiamo anche lasciare, sì, abbassiamo un pochino, ma se no lasciamo pure al massimo, perché tanto abbiamo veramente tantissime fabbriche militari. Adesso andiamo invece a migliorare i template, andiamo a modificare un po' i template. Qui mettiamo un grande numero di fanteria motorizzata, portiamola magari a un bel 40. Perfetto, andiamo ad aggiungere divisioni motorizzate anche qui, cioè scusatemi, brigate di fanteria motorizzate anche nelle divisioni panzer leggere. Dopo voglio assolutamente, quasi quasi aumentiamo ancora di più il numero della fanteria motorizzata. Portiamola a un 30. Ok, dopo light SP artillery, qui non ci servono i motorizzati, heavy tank, magari andiamo a creare il template delle nostre divisioni carro armati medi, facciamo fanteria motorizzata, carri armati medi. Andiamo ad aggiungere anche magari una brigata di medium tank destroyer, fanteria motorizzata, un'altra divisione di medium tank, vari support, artiglieria e anti-tank. Per il momento magari facciamo anche i field hospital, anche se ci serviva la logistica, però non l'abbiamo ancora ricercato, mi sa. Perfetto, fatemi vedere un po' adesso quanti carri armati medi abbiamo. Abbiamo 900 carri armati medi, per una divisione di carri armati medi necessitiamo di 300 carri armati, quindi possiamo andare a reclutare 3 divisioni senza troppi problemi di carri armati medi per il momento.
Dopo aumenteremo anche sicuramente la produzione dei nostri carri armati medi, anzi aumentiamola adesso. Panzer 4. Andiamo a dare un massimo, a portare, dare priorità massima alla produzione di carri armati medi. Ok, dopo quasi quasi andiamo a modificare un po' i template delle nostre divisioni carri armati pesanti, aggiungendo un'altra brigata di carri armati pesanti e anche una di medium tank destroyer. Perfetto, andiamo a modificare anche i template della fanteria. Aggiungerei anche un po' di field artillery. No, abbiamo finito l'army experience e va bene così. Andiamo un po' a vedere la nostra aviazione, come siamo messi d'aviazione. Army focus, andiamo sempre su, no aspettate, andiamo sul support equipment, andiamo su logistica, compagnia di logistica. Eccolo qua, scusate. Logistic Company. Avevamo molto da fare, ragazzi, quindi siamo rimasti fermi. Mi dispiace, ma siamo fermi da 5 minuti. Ma devo assolutamente riorganizzare un po' il tutto, tutte le nostre forze armate, ragazzi. Se no, qui non va bene. Ok, ma Riuscirante va anche bene così. Artiglieria, come siamo messi? Lo stiamo ricercando almeno. Lo stiamo producendo. Eccolo qua, 1900 di artiglieria, va bene. Andiamo a produrre più aerei, più bombardieri e più Junkers 87. Se avessimo anche i bombardieri strategici, solo che dobbiamo ancora ricercarli, immagino. Eh sì. Allora, Available War Goal contro la Jugoslavia. Sinceramente non mi interessa né tra la Jugoslavia, soprattutto perché già, fa già parte dell'asse, quindi non mi interessa sinceramente. La Turchia e il patto di Sadabat, potremmo quasi quasi farci un pensierino, perché sono già in guerra, se non sbaglio, contro l'impero assirico. L'impero assirico è in guerra con l'Iran. Quanto ci mettiamo a giustificare quella alla Turchia? 75 giorni non sono neanche tanti, potremmo anche farlo. Potremmo anche farlo. Allora andiamo a dividere le divisioni di Gerd von Rusted. Andiamo a schierare 37 divisioni al confine con la Turchia, qui al confine con la Turchia, e le altre 37 divisioni al confine tra Bulgaria e Turchia. Andiamo a scegliere come nostro maresciallo da campo Erwin Rommel, che verrà promosso, quindi non sarà generale ma diventerà addirittura un maresciallo da campo, il nostro terzo maresciallo del Terzo Reich, terzo maresciallo del Terzo Reich. Andiamo a cambiare il colore, mettiamo un bianco e qui mettiamo un nero per queste 5 divisioni. Queste 5 divisioni sono al confine con la Francia, mi sa. Sì, esatto. Sono al confine con la Francia. Facciamo partire il tempo. Quasi quasi giustifichiamo guerra alla Turchia. Costruzione, andiamo a migliorare i nostri aeroporti. Anzi, aspettate anche qui. Diamo priorità massima a questi aeroporti.
Andiamo a selezionare la nostra flotta. Qui abbiamo un bel numero di sottomarini. Andiamo a dividere. Riuniamo tutta la flotta principale al porto di Wesselhams. Servono navi di piccolo tonnellaggio. Abbiamo molte corazzate al momento, molte portaerei, ma pochi incrociatori leggeri e medi. Quindi abbassiamo qui la costruzione delle nostre portaerei e corazzate. Aumentiamo qui i cacciatorpedinieri, gli incrociatori pesanti e gli incrociatori leggeri. Perfetto, organizziamo tutta questa flotta sotto un unico comandante, anche questa di sottomarini. Karl Dönitz, perfetto, abbiamo tre portaerei, l'Europa, la Peterstrasse e la Seydlitz. Andiamo, mettiamolo in cerca di distruggi e mettiamolo nel Mar Orientale Mediterraneo e anche e basta. Poi nel Mar Nero abbiamo la nostra Graf Zeppelin più la flotta dell'impero russo, che adesso è nostro, diciamo, vassallo, stato fantoccio praticamente. Organizziamo i piani di battaglia con Rommel. No, rifacciamo. E anche per il nostro Gerd von Rusted. Ok, l'impero assirico ha dichiarato guerra alla Turchia. Cile ha dichiarato guerra alla Repubblica del Perù. Fatemi dare un'occhiata. La Repubblica del Perù, che è uno stato democratico con però un 83% di popolarità al fascismo, quindi non capisco come possa ancora rimanere uno stato democratico con soltanto un 11%, ma lo è, ed è attaccato dal Cile, comandato da Gustavo Ross, non allineato, una nazione non allineato che attacca una nazione democratica. Interessante, soprattutto poi in Sud America. Wow, siamo pieni di fabbriche civili. Veramente tante. Andiamo ad aumentare qui le nostre infrastrutture al massimo. Voglio anche fare una cosa molto intelligente, che sarebbe già prepararmi per un'eventuale guerra con gli Stati Uniti. Quindi andiamo a massimizzare le infrastrutture qui in Canada per prepararsi a un'invasione contro gli Stati Uniti, che andremo a fare sicuramente dopo aver messo fuori dai giochi la Turchia. Adesso non penso di andare a creare anche delle linee fortificate, ma quasi quasi possiamo anche farlo, tanto per prepararci un prossimo futuro. Ok, abbiamo quasi finito. Perfetto. Repubblica del Perù ha firmato una pace bianca col Cile. Ok. Boh, mi viene da dire questo. Quanti giorni ci mancano? Ah, non stiamo giustificando guerra, perché? Ah, 15 giorni, d'accordo. Addirittura pochissimo, quindi possiamo schierare le nostre forze aeree. Dobbiamo schierare le nostre forze aeree. I nostri Focke-Wulf.
190. Qui abbiamo i nostri bombardieri, i nostri Heinkel più Junkers 88. Andiamo a schierare qui un po' di aerei. Attenzione! Non ci chiamano in guerra, ma fra poco avremo giustificato, avremo un casus belli. Fatta, perfetto. Per il nostro Führer, per il Terzo Reich, andiamo. Andate, sconfiggete i nemici dell'asse, che per il momento sono piccola Turchia e il piccolo patto di Sadabat. Chiamiamo in guerra gli alleati, dichiariamo guerra e attacchiamo. Con le nostre 37 divisioni la Turchia. 37 da est e 37 da ovest. Vediamo come resisterà la Turchia. Guerra civile in Perù. Sembrano esserci forti difese nel fronte est, quindi stiamo dilagando nel territorio della Turchia. Ormai la capitale è nostra. Vediamo se riusciamo a ricapitolare la Turchia. Ok, la Turchia è capitolata e anche il patto di Sadabat, amici miei. E abbiamo 341 punti. Quindi possiamo prendere gran parte del territorio della Turchia. Allora, a me mi interessa l'Afghanistan e l'Iran, se devo essere sincero. Visto che ci sono delle risorse abbastanza interessanti. Anche in Turchia comunque c'è moltissimo cromo e fa veramente gola. Quasi quasi puppet o addirittura proviamo a prenderci un po' di cromo. Ok, così dovrebbe bastare. Andiamo a prenderci anche questo. E terminiamo, dai. Allora, praticamente, German Reich prende 18 stati. L'impero assiro prende no la bellezza di 9 stati. Attenzione, la Bulgaria solo uno stato. E l'Afghanistan è stato annesso. Come, mentre l'autorità comunista iraniana è stata papetizzata. E la Repubblica Socialista Turca è stata papetizzata. Puppet italiani. Italiani stanno papetizzando tante nazioni sconfitte. Comunque l'impero degli Assiri si sta ingrandendo in ogni guerra che va a partecipare. Dopo andiamo a definire il nostro focus nazionale. Direi di fare anche Enigma adesso. Abbiamo 570.000 di manpower, quindi è sufficiente. Andiamo a scegliere Power and Politics, che ci dà un daily, è un potere politico giornaliero di un più 0,10, e non è poco. Abbiamo preso un grandissimo numero di fabbriche militari alla Turchia, quindi abbiamo molte fabbriche militari in più. Adesso è arrivato il momento praticamente di invadere e attaccare gli Stati Uniti.
visto che ormai di potenze maggiori non ce ne sono più, a parte la Francia. Sconfiggeremo gli Stati Uniti, li faremo capitolare e dopo rivolgeremo il nostro sguardo all'interno dei nostri, vicino ai nostri confini, quindi vicino a casa nostra, ovvero la Francia comunista e l'Unione Italiana, e faremo molto probabilmente uscire l'Unione Italiana dall'asse e cercheremo di convertirli nuovamente al fascismo grazie alla potenza delle armi. Spero che questo episodio, ragazzi, vi sia piaciuto. Io vi auguro tutti quanti una bellissima e buonissima giornata. Abbiate tutti quanti. Sì. Oddio, scusatemi, perdonate, ho avuto un attimo il telefono che mi squillava. Abbiate tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video. Ciao!